Finalmente sto cambiando la targa della macchina. Ecco, sì, stavo dicendo, finalmente oggi vado a cambiare la targa della macchina, perché qua negli Stati Uniti funziona così, è possibile avere delle targhe personalizzate, quindi adesso ridò indietro la mia vecchia targa, cioè che me l'ha data quando ho preso questa macchina, e ho chiesto una targa personalizzata. E adesso vi farò vedere com'è la targa personalizzata. L'ho richiesta circa 3 mesi fa, di solito ci vogliono circa 2 o 3 mesi perché la richiesta venga accolta e venga processata la targa, poi bisogna andare nella DMV, che sarebbe la motorizzazione locale, con la vecchia targa, restituire la vecchia targa, ti ridanno la targa nuova, poi bisogna dare una serie di documenti. Si paga un tot all'anno, per avere la targa personalizzata, sia per il rinnovo annuale, sia al momento in cui, ti viene attivata la nuova targa. Ci vediamo dopo. Quindi eccole qua, ritirate le nuove targhe, ti danno la busta, attention, e il nuovo nome, eccolo qua, Webmate, che ficata. Bene ragazzi, come avete visto, semplicissimo, cioè semplicissimo, ci sono voluti 2 o 3 mesi, ma è semplicissimo quando ti arriva che andare alla motorizzazione, fai la fila, dai la targa vecchia, ti danno la targa nuova, la metti dietro, sei a posto. Devi attaccare 2 bollini qua, che vale per un anno, tipo il rinnovo della targa, del veicolo, della registrazione del veicolo. Quindi dura un anno e devi esibirlo dietro, devi metterlo con gli stickers attaccati, se non li metti prendi la multa. Beh, cosa ne pensate della targa? Secondo me è una gran figata, questa cosa che si può personalizzare, adesso mi sento veramente un vero tamarro americano con la targa personalizzata. È un modello particolare di targa, è nera con la scritta gialla, ho avuto la fortuna che fosse libera il nome, per intero peraltro, Webmate, sarebbe The Webmate, però Webmate direi che è ottimo lo stesso. Bene, eccomi tornato. Figata, sono veramente euforico, come direbbe qualcuno. No, questa delle targhe personalizzate è secondo me veramente una figata, perché è una delle cose che veramente si vedono nei film che in Italia e in Europa non è possibile fare, e quindi quando vieni qua fai queste cose, anche se sono delle cazzate, sono delle cose semplici, in realtà ti danno la sensazione anche di essere più libero, non so, di libertà, di personalizzarti, di essere un pochino più fuori dal coro, ti fanno sentire anche un pochettino più libero, nonostante siano delle stupidaggini. Vediamo anche la cosa interessante che magari può interessare a tanti, cioè quanto costa fare una cosa del genere? Ci sono delle leggende metropolitane che dicono costa migliaia di dollari avere una targa personalizzata. No, non è così. Ci sono due cose da considerare. Uno, il tipo di targa da scegliere. Ci sono diverse targhe, proprio a livello di grafica, che possono essere selezionate. La mia si chiama 1960 Legacy, che è proprio un modello di targa stile anni 60, con la scritta pulita California, con background nero. Poi invece ci sono altri tipi che adesso vi faccio vedere, che sono targhe personalizzabili, però a cui viene assegnato un numero random. Se invece volete la targa personalizzata più il nome personalizzato, dovete ricercare, se il nome ovviamente è disponibile, non è già preso da un'altra macchina, ne vedete in giro spesso che hanno una lettera al nome. Io nel mio caso miracolosamente The Webmate non ci stava, ma Webmate era il numero esatto per riempire tutto il plate, ed era anche libero, quindi è stato perfetto, l'ho presa al volo. E è costata soltanto, pensate, 50 dollari più 40 dollari all'anno di renewal fee, quindi non è niente di crazy. La fortuna è che ovviamente deve essere libera. Adesso vi faccio vedere. Vedete, in pratica, questo è il sito della DMV California. Quello che vi chiedono è di selezionare, se volete, le varie fantasie. Vedete, c'è tipo lo stile con Snoopy, poi questa è quella che ho preso io, vedete Legacy, di fianco c'è il listino, c'è il prezzo di quanto costa e poi quanto costa rinnovarla. Memorial, c'è anche quella per i veterani, c'è quella della California, Memorial Type Coastal, vedete con il Pacific, con la balena, questa che Tahoe, tipo stile indiana, questa Yosemite, vedete ce ne sono veramente tante a cui scegliere, però vedete in questo caso è Special Interest License Plate Ordering System, in questo caso vi viene assegnato un numero random. Se invece volete una personalizzata completamente, c'è un'altra sezione che è questa qui dove ero andato io, è Personalized Plate, che è Special Background and Create a Custom License Plate Number. In questo caso, ovviamente, spiega tutto, cosa dovete considerare, come farlo, eccetera. Hanno loro il diritto di rifiutarti il plate selection se magari non so, c'è qualcosa di offensivo o se non rispetta le loro linee guida. Vedete, the configuration has a sexual connotation, non so, qualcosa di depravato, erotico, sessuale, termini volgari, ovviamente odi razziali, qualcosa di negativo, comunque le solite cose che diciamo danno fastidio. Quindi in questo caso, vedete, se vado avanti,
mi porta poi nella schermata dove mi dice primo di selezionare la targa, in questo caso è quello che ho fatto io, vedete, 1960 Legacy, e poi mi chiede ovviamente il tipo di veicolo, quindi auto, ad esempio, oppure se ce l'avete lease, affittato, perché se la macchina è in affitto bisogna fare una richiesta speciale alla compagnia che vi affitta la macchina in lease e poi farvi il license direttamente da loro. Se invece è vostra la macchina dovete farlo subito, potete farlo senza problemi. Quindi andiamo su Next. Vedete, qua appare la targa vuota con un rendering e vi fa vedere quello che potete scegliere. Ad esempio, tipo, mettiamo caso che voglio mettere il mio nome. Questa sarà la prossima targa che farò. Vediamo. Sono alfanumeriche, quindi potrei anche mettere tipo Web, Mate, potevo mettere Web, M e l'8 tipo per fare l'8, una roba del genere. O mettere il 3 al posto della E. Temon, perché in questo caso vedete non ci stanno tutte, quindi non, neanche Stemonga verrebbe, anche se uno volesse mettere magari lo username di Instagram, non ci sta tutto. Stemon. Vabbè, anche così potrebbe essere, si libera. Però vedete, magari in questo caso non voglio prenderla tutta, non so se ad esempio si può anche fare così, cioè voglio solo mettere Ste ad esempio. Vediamo. Quindi se io faccio così non me la dovrebbe accettare, vediamo. No, infatti. Your license plate number cannot contain two half spaces in a row. Quindi potete lasciare solo uno spazio, però non due. Vedete, in questo caso loro poi controllano se è libera. Pagate. Initial cost $50, total purchase $50. Può essere anche un regalo perché si regalano queste cose. Mailing address, te la spediscono, next, poi se è approvata o se non è approvata perché non è libero, in questo caso ve lo comunicano. Ma di solito lo dovrebbero dire anche subito se è libero. Anche Mongard non era male. Bene ragazzi, come avete visto, semplice, intuitivo, come al solito quando si tratta di pagare online negli Stati Uniti è tutto molto semplice e veloce. I tempi solitamente, come vi ho fatto vedere, sono di circa 4-8 settimane, dipende un po' ovviamente da quante ne hanno. Bisogna selezionare poi dove andarla a ritirare, non arriva a casa perché bisogna, come vi ho fatto vedere, riportare e ridare indietro le vecchie targhe, e poi vi danno tutto, ve lo attaccate voi direttamente alla macchina, insieme poi al bollino che sarebbe tipo il bollo dell'auto che bisogna rinnovare ogni anno, che va attaccato sulla targa in alto a destra. Bene ragazzi, spero che questo sia stato un video interessante, un po' diverso dal solito. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video, un saluto dalla Sunny LA. A presto!